Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Forza Horizon. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Quindi andiamo a vedere un po' di messaggi, perché ogni tanto qua arrivano anche dei regalini. Quindi un giro della ruota della fortuna. Super ruota della fortuna, che fai? Non te lo fai prima di partire? Direi di sì. Allora, Clio del 93 ci sta, eh? 5000 è una barbonata, è il freestyle. Sei uno stronzo, allora. Diciamolo. 100 100 100 100 100. Ok, ok, già con la Murcielago e 250000, onesto, onesto, ci sto. Ci sto, accetto ben volentieri. Va bene, questo è quanto, signori. Oggi andiamo a ritirare delle auto, signori. Andiamo a ritirare delle auto. Assolutamente sì. Eravamo lì con la nostra Lamborghini Urus dall'ultimo episodio. Collezione di auto. Qua ci ha aggiunto la Murcielago, appunto, e la Clio. Anche la Clio sarebbe intrigante da spippolare. Allora, gioielli dimenticati. Nel mentre, come detto, che aspettiamo la Ferrari, che credo che l'abbiano rubata. Comunque, arrivati a questo punto, la 4L Renault. I've seen pictures of these things. A Renault 4, a Renault 4. Not so much now, but they used to be everywhere. Get this, they were even used as ambulancias. Sì, e non solo, e non solo. Obiettivamente, terribile eppure bruttina, ma ha la sua storia, ha la sua storia, ha il suo perché. Io mi ricordo ancora un vicino di casa ce l'aveva, non questo modello, forse quello dopo, sempre Renault 4, però una piccola revisione credo che ci sia stata dopo, comunque i fari mi sa che erano diversi, verde, 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 sportiveggianza, nel senso. Cioè, non era affatto sportiveggiante, però era verde, me la ricordo. Era terribile, sì, però era tanta tanta roba, signori. Proviamola, proviamola così a secco questa Renault 4 e poi naturalmente andremo a fare le nostre modifichine. Era, sì, nella parte frontale me la ricordo leggermente diversa. Credo che qualcosina del frontale forse sia stato cambiato in una revisione più, direi più recente, però. Oh, che poi... Aspetta, allontaniamoci un po'. Vabbè, piano piano, eh. Ci stiamo allontanando, eh. Aspetta, aspetta, eh. Ma che stile. No, voglio sentire il sound, perché là non si sentiva, troppo rumore. Ci stiamo allontanando, eh. Abbiamo fatto quanto? 50 metri? In un quarto d'ora, va bene però, eh. Onesto. Allora, piano piano, ferma, ferma. Signori. Il motore non è origine, non è possibile. Ma non era così scoppiettante. Oddio, però questa è versione, secondo me, un po' più realistica. Guarda là con i paraschizzi. Mamma mia, guarda qua lo 0-100. La curva... Ci sarebbe arrivato a breve comunque, ci sta, era lì, era lì. 0-100, 20-25 minuti ci stanno, onesto. Allora, torniamo per le modifiche, direi di sì. Questa non... Allora, sì che ogni tanto andiamo, prendiamo delle auto, le proviamo, base e facciamo cose, ma in questo caso evitiamo. Allora, andiamo a vedere il motore, per quanto questo qua, cioè, c'ha del su... Che c'è, il kit? Ma c'è il kit, signori. Che poi il kit... Oddio, gli va comunque ad allargare un po' la carreggiata. Immagino vado a mettere dei distanziali. Ampliamento carreggiata, immagino. Ah no, carrozzeria.
Sì, mette. Io credo che vada semplicemente a mettere dei distanziali. Vedi? Sì. Quello invece di essere così accoppiato, un po' più esterno. E giustamente il parafanghi si adatta, per quanto non era necessario, perché diciamo che è già abbastanza alta come cosa. Così però un po' più lentina, velocità massima, 2,2. Però ci sta. Ci sta? Oddio, sai che non lo so? Vabbè, poi vediamo. Cambio motore, che ci vuoi mettere? Eh no, dai. Ma com'è quello della moto? Sì, vabbè, il Turborelli. Metti tu 270k. Però non... Infatti che poi rifà da tutto da capo. Non lo so. Vabbè, spendiamoci dei soldi. Cazzo, ce ne frega, no. Era rimasta a giri sbiellata, signore, sbiellata. No, io lascio quello originale, no, non esiste. Trazione anteriore, sprezzanti del pericolo. Senti la turbina? Che roba, che roba. Comunque non cambia niente. Là è di 100 a livello di prestazioni. Questo perché secondo me il 100 ce l'hanno messo ottimisticamente parlando. Quindi stiamo molto sotto. Prima di superare il 100 e voglio mettere robe qua. Vabbè, comunque metti roba. Qualcosa di estetica lo possiamo fare. Allora, c'è cioè, questo proprio col... vabbè, ma allora se mi dici che fai una cosa del genere... ma con quale grandezza questi fari? Ma perché? Cioè, posso capire questi, ma questi sono eccessivi. Allora, di base c'è questo. Quello racing. Ah, c'è proprio un fondellino racing. Sempre se siamo bravi di dubbio che me lo chiedi. Racing. Dietro. Ah, me lo togli proprio. Siamo più leggeri, ma... Va bene, sì, più leggeri, signori, più leggeri. Troppa potenza, non... Ne stiamo anche parlando. Allora, i cerchioni, non credo che questi siano quelli più leggeri da metterci. Però, vedi, è così alto. Poi, vabbè, quando andremo a mettere l'assetto un po' più basso... Poi dipenderà anche effettivamente un po' dal... Qua secondo me qualcosa di quelli speciali ci potrebbe stare. Non li abbassa di tanto il peso, ma li trovo più in linea forse con lo stile dell'auto. Insomma, uno stile un po' particolare, no? Sì, questi, il peso comunque è quello per la maggior parte dei cerchi. Questi ci stanno bene però, eh. Guarda, questo togliamo 3 chiletti, questo 11 kg, guarda, quasi ci metto questo qua, almeno 11 kg. Va bene, dai, sono abbastanza grezzi da starci bene. Grandezza dei cerchi, vabbè, qua... Madonna, che cosa brutta. Massimo questi, perché sennò diventa veramente una merda. Va bene, un po' più sportiva. Qua vediamo se già le metto così. Perde un po' di controllo, però. Non so, non chiedetemi perché, ma. Vabbè, dobbiamo mettere ancora le sospensioni qua, eh. Dobbiamo fare un sacco di cose. Vabbè, inutile che io vi dica che ci vogliono. Questa tiene un po' meno. Tiene un po' più off-road, ma... no, per forza questi, dai. E... naturalmente allarghiamo, perché qua... controllo aumenta... l'accelerazione 1,6, comunque, fino a quando non vai a cambiare un po' qualcosa lato motore. Di cosa stiamo parlando? No, va bene. Cambio da gara a 7 velocità... Potenza da fermo. E se è accelerazione incredibile.
Scusa. Partenza da fermo, insomma, la risentiamo, anche se ho i miei dubbi. Spingi, spingi. Ce l'abbiamo da gara estremo. Questa si può fare da rally comunque. Questa da rally si può fare. Perché se non sbaglio l'ho anche vista qualche volta una configurazione da rally per questa qui. Vedi, già mo come si ragiona. Alleggerisce, alleggerisci. Diamo stabilità. Diamo aggressività. E diamo pure un po' di potenza, perché sennò... Ah, già, allora, già che scoppietta di suo, per me è straordinario. Carburatore da gara, si vola. Tutti i cavalli che puoi, quello alla fine, eh. Vedi, già classe C, signori. Sta volando, classe C. Sta pagato. Ma questa comunque più di tanto non può andare, eh. Questo, vabbè, perde un pochino su alcuni aspetti, ma ci sta, eh. Questo fine, se non cambi il motore, non è che puoi fare miracoli, eh. Però quel motore, non lo so, ce lo volevo lasciare. Oh, ci stavo, non è per forza deve arrivare a classe S2, eh. Sentilo. Questo più 17 cavalli, però... Rende meglio questo, signori. È per forza di cose, dai. Va benissimo così. Cioè, va benissimo così. Insomma. Classe B ci sta. Classe B ci sta. Credo che sia quella. Vabbè, no, però non abbiamo cambiato il motore, è vero. Perché le altre comunque andavamo sempre a cambiare il motore. Questa qua no. Allora. Vediamo giusto per curiosità se qualcuno l'ha fatta in modalità rally. Perché me la ricordo. Sì, qualche modalità rally c'è, cioè, però non mi ricordo che fosse così. Gialla sì, ma un po' meno. Un po' meno bella questa. Pure così è molto caruccia. Le poste, va bene. Ecco la foto di May. No, vabbè, la vernice. Voglio vedere se ci sono i colori di serie. Cosa c'è? Non era questo il verde, era proprio verde sportivo. Guarda che azzurrino. Azzurrino ci sta, eh. Azzurrino, signori. Ebbè. Color cacarella non era proprio il top del top, eh. Mo con questa che gare ci facciamo? Potevamo effettivamente... Poi facciamo eventualmente anche una configurazione da rally, perché mo... Abbiamo fatto la versione racing. Guarda com'è racing. Mamma mia. Comunque a 100 non ci arriva uguale, eh. Attenzione. Poi facciamo un'altra versione rally off-road, dove andiamo a cambiare pure il motore. Magari ci mettiamo quello. Dobbiamo accorciare il cambio però, perché ci abbiamo messo il cambio a 7 marce. No, credo di no, perché... Ah, sì? C'è un problema per la quarta, scusa, così mi segna velocità massima 189, ma col cazzo che ci arriva. Cioè, in realtà ci stavamo, però non di settima marcia. Vabbè, ma va benissimo così, eh. Non è che ci siamo fatti troppi problemi. Allora, fatemi vedere perché aveva sbloccato una gara stagionale che poteva essere.
Non questa qua, com'è? Limitazioni B, rivali nazionali, gara clandestina. Vabbè, ma limitazione. Allora, B ce l'abbiamo, questa è B, perfetta. Se posso usare pure questa, anche se è rivali nazionali, secondo me. È un campionato? Ma come funziona? Fammi capire, eh. Che se posso usare questo è un conto. Jaguar. Ma che Jaguar? Ma di che stiamo a parlare? Ma levate, va, levate. Andiamo a fare un'altra gara, va. Il fatto è che sì, ce ne rifacciamo una da strada, perché non è che possiamo pretendere troppo. Facciamoci questa qua. E poi la facciamo da off-road, dai. Poi la facciamo anche in versione off-road e ci facciamo alcune delle gare che appunto ci mancano. Sì, abbandonalo quello là che non ci stava garba. Madonna, questa ci metteva una settimana e mezza a fare sta gara. Però guarda, guarda che pure quei cerchi, c'hanno il loro, c'hanno il loro. Questo celestino così. Ma che ne sanno, che ne sanno. Guarda, guarda, gli altri neanche quattro ruote c'hanno. La possiamo vincere, la possiamo vincere. Si può fare. La maggior parte degli avversari non hanno quattro ruote. È il problema. Però effettivamente questi qua, quei due là dietro, c'hanno tre ruote. Quelli là davanti, che sono partiti molto più velocemente di noi, c'hanno tre ruote. Oddio, quella piccolina con la cupolina, che cos'è? Scusa. Non è quella che abbiamo fatto noi, perché quella c'ha la cupolina. Però non me la ricordo, non l'ho vista, mi sa, nell'autosalone. O me la so persa. Spostate un attimo questo Volkswagen da panico. Attenzione. A parte che tiene e va più veloce della nostra, nettamente. E poi per l'off-road mettiamo il turbo rally, che forza di cose. Non mi ricordo questa qual è. Ma che è SpongeBob, ma scusate. Con quale sportiveggianza? E vanno comunque più forti di noi, eh. C'è da sottolineare anche questa cosa. Attenzione. Qualcuno ha perso dell'aerodinamica. Non so se siamo noi. Qualora queste auto possano considerarsi in possesso di una qualche aerodinamica. Attenzione all'interno. Vabbè. Maggiolone ci sta che abbia della prepotenza. Quello si può modificare a bomba pure. Come avevamo visto nelle gare dedicate al vocio, appunto. Ce l'abbiamo pure la versione ultra modificata. E Madonna, in salita abbiamo delle difficoltà abnormi, eh. Cioè, in realtà, in ogni dove abbiamo difficoltà abnormi. Però. Il motore originale pensavamo di poterlo spingere, ma non è bastato, signori, non è bastato. Poi abbiamo scelto pure una caretta di quelle proprio easy, eh. Salita da panico. Che, vabbè, pure gli altri, non è che ci abbiano sti veicoloni, non è che stanno con la Lamborghini e la Ferrari. Stanno con quei cazzi di macinini che comunque hanno una prepotenza evidentemente ben superiore alla nostra. Renault 4. Poi la facciamo da rally e si vola. Ma dai. Quale problematica? Tu un po' dall'interno, tanto comunque andiamo in modo abbastanza pacato. Non per volere, ma perché non ce la fa. Guarda, guarda come spingono comunque. Almeno una terza posizione. Guarda che curvone. Niente, vanno comunque forti loro con tre ruote. Attenzione, come ci siamo insinuati all'interno. Attenzione perché qui si rischia.
poteva provare l'incrocio, la pill. Era la pill, sì. Guarda, pure con lo specchietto messo lì, tecnico-tattico. Veramente tanta, tanta prepotenza, eh. Bravi tutti, bravi tutti. Terza posizione, oh, non chiediamo troppo, non chiediamo troppo. Allora, signori, la vado a modificare un pochino io, lato realistico. Tanto quelle sono le modifiche, un po' di turborelli, un po' di altre cose. E ci ritroviamo qui. Signori, siamo pronti per il safari, Guarda qua, ci sta. Qualche modifichina fatta. Ho lasciato lo stesso colore perché ci stava. Il sound adesso è... Guarda qua come spinge, mo. Mamma mia, signori. È una bara, mo. È una bara. Classe S1, per forza di cose. Per forza di cose. Se non arriva la classe S1 con queste... con questi veicoli, non sei nessuno. E vai. No, così ci sta, però. Così ci sta. Versione rally la vedo molto, molto prepotente. È il suo, è il suo. Prima l'abbiamo provata, strada, motore, non va bene, non va bene. Bisogna farla così. Guarda pure quelli come stanno attrezzati. Bei gommoni per off-road. Ma stavolta non possono nulla contro la nostra Renault. Forse. Madonna santa, pure gli altri come vanno. Porco due. Madonna mia. Però la nostra beccheggia, la nostra beccheggia. Un po' troppo. Porco due, inguidabile. Madonna santa. Mamma mia. Piano piano. No, sull'asfalto non tiene niente. Sull'asfalto non tiene niente. Dateci dell'off-road. Oh, mo sì, guarda qua come ha ripreso subito grip. Piano. Vedi, ce n'è un'altra. Noi avevamo anche noi l'allettone una volta, vabbè. Altro discorso. Porco due. E levate. Questa la incontriamo sempre, sta. Questo modello che non mi ricordo mai qual è. Attenzione! Guarda come. Che fa? Spinge? E niente, c'è della rivalità. Attenzione alla Isetta in seconda posizione. Ce n'era anche un'altra in quarta, mi sembra. Quinta posizione, insomma. Levate, che nel mentre stiamo facendo sfuggire quello in prima posizione. Ah, ma su tre giri. Porco due. Madonna, madonna. Inguidabile, inguidabile. 2.40, onesto. È qua di sponda, per forza di cose, signore. Facciamo prima a fare la sponda che a girarla. Oddio, in realtà... Oddio, mo si ribaltava. In realtà credo ovunque sia più facile fare sponda che girare con sta macchina. Vabbè, ma il primo... non è regolare. Bene truccare le auto, però... Eccessivo! Mamma mia, niente, non giro, non risponde ai comandi, signori, non risponde ai comandi, è tutta potenza. Tutta potenza non adatta a questa scocca, però. Non che gli altri abbiano, insomma... Ma no, ma non è possibile. Però. Ma no, ma dai. E la facciamo una curva dritti. Sta Renault 4 è un cavallo imbizzarrito, signori. Non ce n'è per nessuno. A parte il primo che. Ah, così ti vogliamo. Così. Sì, così, vai. Bravi tutti. Vedi? Gran Turismo Style. Per i pipponi di Gran Turismo, dico io, In realtà quando eravamo piccoletti con la Escudo Pike, così si faceva. Porco due, aspetta che te faccio il 360 e ti arrivi un'altra volta, figlio della mignotta. Ma che cazzo ne sanno questi dei trick, signori? Che ne sanno? Vai, sta pagato. No, questa la dobbiamo vincere, signori. Stavolta ci andiamo di violenza. Levate, Giovano.
Ma tu vuoi battere la nostra Renault 4 ribaltamento style? Ma che ne sai, ma che ne sai? Noi ci ribaltavamo quando tu ancora sorseggiavi il latte. E niente. Diciamo che ha i suoi problemi quest'auto, eh. Non è proprio... Però. Può dare soddisfazioni. In ambito... artistico e stunt. Sicuramente. È il suo. Attenzione, 100! 100! 100! 100! No, vabbè, no. Allora, dillo. Ma va bene. Io lo dico. Onesto. Beh, con la Urus ci ha dato 5.000, con questa 2.000. In proporzioni ci ha dato, è stato pure di manica larga, eh. Va bene, c'è dell'altra prepotenza che possiamo fare qui nei paraggi. Ma scusa, come... Ma quello con tre... Ma come fai? Ma scusa. Che poi magari va pure più forte di noi. Magari gira pure meglio di noi. Pure quest'altro, ma è una gara cross count. A parte che, vabbè, in partenza, senza ombra di dubbio, sono delle drag race. Attenzione! Però si dovrebbe ribaltare. È molto... Come fa a essere? Orca la troia! Più stabile della nostra! Cioè, se ci ribaltiamo noi in curva con questa... Come fa quello a rimanere in piedi? Non dico troppo, ma in piedi... Attenzione, un'altra Renault 4! Piano, piano... la spiaggia, i pali... le cose qua... E niente. Qua è tosta, signore, è tosta. Attenzione! Porco due! Vabbè, ma quello mi ha atterrato sopra! Questi se ne approfittano perché abbiamo il baricentro alto. Si stronzi. Oh, do cazzo, vai! Madonna mia. Levatevi, levatevi, che io non ho assolutamente il controllo del veicolo, ve lo dico. Cioè, eventualmente se mi date una sportellata a destra o a sinistra voi per tenermi in carreggiata, forse è meglio. Madonna mia, che rischio, che rischio! Appoggia, appoggia! Appoggia, appoggia! Attenzione! E qua ce ne siamo veramente andati. Vai, vai! Porco due. Boom. Boom. Levati cazzo. Vabbè, nel photo finish un secondo posto ci sta tutto, eh. Siamo morti 18 volte nel mentre, però. questa era la Renault 4L, signori. Grandi soddisfazioni. Un sacco di morti. E tanti feriti, credo. Va bene. Va bene, ragazzuoli, io direi per quest'altro episodio dedicato ad un piccolo bolide da non utilizzare mai, non fatelo a casa, ci possiamo salutare qui. Voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Poi andremo a recuperare ancora qualche altro gioiello dimenticato che abbiamo nel nostro garage. Abbiamo un pick-upino e un'altra roba, mi sembra, dobbiamo ricontrollare. La Renault 4 comunque è discretamente pericolosa, quindi, come detto, non fatelo a casa. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da Quetta Leale.